tutti, prendiamo un attimo una pausa da Modeland, il tragico universo fashion forward di Tyra Banks, perché so che tanti di voi non sono ancora riusciti a recuperare la seconda e terza parte, che sono già uscite, quindi attimo di pausa, perché dobbiamo invece tornare un attimo a respirare aria fresca. Dicembre è terminato, gennaio è iniziato e con lui si porta anche un nuovo anno, incrociamo le dita, ed è il momento, come ogni inizio mese, per raccontarvi quello che ho intenzione di leggere, in questo caso a gennaio, eppure Manila vuole dire la sua come al solito. Quindi, come ogni inizio mese, ho scavato nella mia libreria per organizzare una personale TBR. Mi consentono questi video di orientarmi tra gli scaffali che crollano e allo stesso tempo raccogliere anche da voi qualche feedback, perché sono tutti libri che mi chiamano su questo, in questo momento, che ho voglia di leggere. Io generalmente non le seguo nella totalità le TBR, perché comunque io seguo sempre la pancia, e molto spesso ci sono dei libri anche tenuti sugli scaffali da tantissimo tempo che mi dicono leggimi e io mando in vacca tutto. Non mi forzo a leggere nulla che non abbia voglia di leggere, almeno se non sono cose lavorative. Quindi questa secondo me è la migliore organizzazione per quanto riguarda un lettore. E quindi sono pronto comunque per lanciarvi i titoli che ho scelto. Alcuni di questi li avete visti anche nel cosa leggerò a dicembre, perché a dicembre in realtà ho letto un po' sotto le aspettative, devo essere sincero, comunque ho letto delle cose anche sorprendenti, cose che sono spuntate così casualmente, e quindi devo dire che sono abbastanza contento. Comunque ho fatto una selezione piccola e partirei appunto dal libro che ho attualmente in lettura, con cui sto andando molto piano, perché diciamo che è un libro non dico pesante, ma comunque già Modeland è bello visionario, surreale, l'ho dovuto divorare in pochi giorni. Quindi diciamo che entrare in un libro bello, in questo caso, che però viaggia nel surrealismo, simbolismo, a volte gioca col nonsense sotto acidi, diciamo che è un po' tanto, quindi ci sto andando un po' più tranquillo. E il libro in questione è Le cronache marine del principe Takaoka, di Shibusawa Tatsuhiko. E Shibusawa Tatsuhiko è un autore che da noi non è molto noto, ma in Giappone è una specie di istituzione, è un autore underground, un po' sperimentale, tra l'altro apprezzatissimo da Mishima. In Italia appunto è uscito questo suo romanzo per Atmosphere Edizioni qualche tempo fa, ed è un libro, diciamo, visionario appunto, il racconto di questo principe viandante, viaggiatore, che però è come se si muovesse all'interno di un mondo di Bosch, ok? Un mondo surreale. Considerate che sono a pagina 50 e già a questo punto il protagonista ha avuto a che fare con una donna ovipara, quindi diciamo che creature fantastiche, è una sorta di fantasy sotto acidi piuttosto strano, dove convive il mondo onirico con anche la tradizione d'altri tempi orientale, ecco, mettiamola così. Avendo letto solo 50 pagine per il momento, non so esattamente cosa mi possa aspettare più là nella lettura, ma devo dire che è molto molto interessante. Appunto è un sogno lisergico, uno di quei libri dove non devi neanche chiederti troppo e lasciarti trasportare, ed è una tipologia di romanzi che a me piace moltissimo. Quindi questo è il libro in lettura. Poi, proseguendo, il secondo libro che ho scelto è un romanzo che proviene sempre dall'Asia e che è stato pubblicato in Italia solamente nel 2022, e sto parlando di Membrana, e l'autrice, credo che sia una donna, fatemi controllare, Chita Wei, è autore, autrice, non sono sicuro se sia un autore queer, ok? È un autore taiwanese che nel 1995 pubblicò appunto Membrana, che è un romanzo che è stato pubblicato da ADD Editore e che è riconosciuto in Oriente
come un cult assoluto della letteratura underground queer. In particolar modo sembra anche una sorta di anticipatore della letteratura fantascientifica weird, quella che va per la maggiore adesso con moltissimi autori americani sulla scia di Jeff Van Der Meer, per dire. Ecco, Membrana è stato pubblicato nel 1995 ed è un romanzo che si ambienta però nel 2100 in una città sommersa che prende il nome di T. Ok. Nell'universo, nell'anno 2100, ovviamente la Terra è distrutta, ok? Ci sono cambiamenti climatici, disastri ambientali e quindi la popolazione, l'umanità, ha dovuto costruirsi delle città in fondo al mare, ok? In questo contesto, diciamo che la maggior parte del lavoro viene svolto da degli androidi, ma comunque gli esseri umani si dedicano a attività, diciamo, più leggere, tra cui appunto la nostra protagonista Momo, che è un'estetista molto famosa che, se non ho capito male, si occupa proprio di ricostruire la pelle delle persone. E è una ragazza comunque molto nostalgica, introversa, che ha un rapporto burrascoso con sua madre. La madre che non vede da tantissimo tempo e che all'improvviso bussa alla porta di casa sua e questo reincontro, diciamo, sconvolge la vita della protagonista, che da quel momento in poi dovrà mettere in dubbio tantissime cose che la riguardano, in particolar modo la natura del proprio corpo, quindi sono molto interessante sulla direzione che vuole prendere, la sua identità di genere, attraversando poi un processo di trasformazione e mutazione talmente radicale da far chiedere a Momo se gli esseri umani siano ancora padroni della propria memoria collettiva e del proprio futuro. A me sembra una figata pazzesca, non vedo l'ora di leggerlo. E infatti l'ho visto lì sullo scaffale, poi l'edizione è stupenda, veramente curatissima e meraviglioso, ma anche quello che si legge dietro è interessantissimo. I dettagli della distopia di Membrana sono stati segni distintivi della nostra realtà attuale, un romanzo minuzioso e una trama così estesa da occupare la mente a lungo. Il futuro selvaggio come riflesso deformato della Taiwan anni 90, la cui esuberanza disorientante permea questo libro dallo spirito irrequieto. Adoro. E poi tra l'altro si cita come pensatrice di ispirazione di questo romanzo Donna Haraway, quindi io sono veramente lanciato, non vedo l'ora, sarà sicuramente uno dei primi che leggerò. Poi questo mese, a proposito comunque di tematiche a carattere queer, mi sono detto: è imbarazzante che io non abbia ancora letto questo libro, considerando che ce l'ho da quasi 10 anni in libreria, considerando che a me piace tantissimo l'autore, che ho letto altri suoi libri, ma questo non ancora. E quindi, tra l'altro, è il libro più intenso, più doloroso, più potente di questo scrittore, che è anche un'eccellenza italiana. Quindi, Camere separate di Tondelli. Per me è appunto assurdo che io non l'abbia ancora letto. Puntualmente, in realtà, ci sono delle spinte che mi riportano a questo libro, però non so per quale motivo alla fine ritorna sempre sullo scaffale che gli apparteneva. A questo giro dico no, lo devo leggere subito. E quindi ho detto non ci ripenso neanche, lo metto in cima nelle priorità. Però, cambiando genere ed entrando invece nelle cose dark che mi contraddistinguono, un libro che invece voglio assolutamente leggere almeno questo mese, me lo trascinavo già a dicembre, è Il richiamo del corno di Sarvan. Allora, questo è un romanzo pubblicato da Delphi, un romanzo horror astratto, se non ho capito male, piuttosto atmosferico, di questo autore misterioso sotto pseudonimo che ha pubblicato pochissimi libri durante la sua vita, quindi anche il contorno dell'autore è intrigante. Io, a parte che mi ha subito chiamato perché è horror atmosferico, un po' cosmico, collegato
ha una guerra misteriosa, non è uno di quegli horror sanguinari, ma un horror di pura atmosfera, un po' allucinatorio, un po' linciano, già mi chiamava. Ma poi ho avuto conferme da chi l'ha letto che come atmosfere ricorda tantissimo Arthur Machen, che è un autore che a me piace tantissimo, tipo è il padre dell'horror cosmico, che poi ha ispirato anche un gigante come Lovecraft, quindi sono curiosissimo di leggerlo, non vedo l'ora, è proprio mio, il mio mondo questo qua, quindi veramente sono esaltato. Poi, come vi anticipavo, questo è anche un periodo in cui voglio recuperare i romanzi e i libri che mi mancano di Tiziano Sclavi, che io amo tantissimo. Ho scoperto che, poi confermato da voi, che per scelta stessa di Sclavi tutti i suoi libri sono fuori catalogo. Tiziano, ripensaci per favore, ti prego, ti supplico, perché sono meravigliosi e io sono innamorato della produzione letteraria di Sclavi, quindi sono riuscito a recuperare su eBay a un prezzo anche molto molto basso questa raccolta di racconti che non vedo l'ora di leggere, Sogni di Sangue. Di Sclavi vi ho raccontato già in un paio di video, ho dedicato un video intero sugli ultimi due romanzi che ho letto, questa invece è una raccolta di racconti, è una delle sue più famose, quindi vado sul sicuro, ecco, mettiamola così. Poi avevo citato anche quest'altro libro, perché comunque è un libro macabrino che però fa ridere, a quanto ho capito è una commedia dark divertente, alcuni di voi tra l'altro l'hanno letto, mi hanno confermato che si tratti di un libro bello spumeggiante, grottesco e simpatico, e soprattutto adesso che vedo lì Manila che si fa la pedicure, direi che è il momento di leggerlo, perché è proprio il libro che più la rappresenta. Il gatto venuto dall'inferno, di Lynn Truss. Allora, questo romanzo parte con il classico incipit da horror letterario base, perché il racconto dell'ennesimo scrittore tormentato in una casa, tutti uguali comunque questi romanzi, però adoro che l'incipit sia questo e poi sbarella il libro, quanto capito, lo scrittore tormentato nella casa, che però riceve una mail, già cambiano le cose, una mail che può un po' inquietante, che sembra essere scritta da un assassino. Il problema è che quello che non sa è che il mittente è un gatto, quindi già mi fa volare, io non vedo l'ora di leggerlo, basta, non devo più ripensarci. Poi un altro libro che mi trascino da qualche mese e che in realtà non vedo l'ora di leggere, ma allo stesso tempo non voglio finire la produzione di questo autore troppo in fretta, perché è un autore che ho scoperto di amare moltissimo e tutti i suoi libri sono fuori catalogo, quindi anche questo è un grande mistero del perché l'intera produzione di un autore in Italia sia svanita nel nulla praticamente. Quindi ho recuperato tutto quello che è uscito in Italia di suo tramite mercatini, libraccio, eBay, li ho raccattati. E quindi il prossimo che voglio leggere è un suo romanzo breve, in realtà composto da due racconti. L'autore è Viktor Pelevin, che è un autore russo geniale, che la cui produzione va dagli anni 90 in poi, ha questa scrittura molto esplosiva e allo stesso tempo dominata da una certa malinconia, che si rifà tantissimo alla satira, una satira feroce, soprattutto delle contraddizioni della vecchia Unione Sovietica o della Russia contemporanea, legandosi però a elementi di pop, capitalismo verso socialismo, però allo stesso tempo presentati in modo divertente, come se fosse una versione russa, che so, di un Britiston Ellis o di un autore su quella scia lì, no? Piuttosto incisivo. Secondo me il suo più bello finora è Omon Ra, però io non vedo l'ora di leggere La Freccia Gialla, che appunto è breve, è composto da due racconti, dove il principale appunto, quello che dà il titolo al libro, e racconta di questo misterioso treno senza destinazione, con queste carrozze lunghe lunghe lunghe, dove non si sa chi è salito sul treno, perché c'è salito, chi scende e dove andrà a finire questo treno. Per me è già una premessa molto interessante per costruire un racconto intrigante, quindi già su quello vado sul sicuro, e poi ho la certezza che Pelevin come autore mi piace parecchio, quindi vado a nozze. Poi
Ho solo due libri, quindi vedete che non è una TBR eterna, stato bravo, dai. Allora, questi sono due libri che ho preso alla Fiera di Roma, più libri più liberi. Allora, il primo è Loro, di K. Dick, è un romanzo distopico, a quanto pare cult, che io non conoscevo, che in realtà è uscito, se non mi ricordo, esatto, nel 77, ed è un romanzo che è citato anche da molti autori e autrici di altissimo livello come grande ispirazione, come ad esempio Margaret Atwood o Carmen Maria Machado, che ha scritto anche la postfazione del romanzo. È un romanzo molto breve che in realtà segue la scia di Fahrenheit 451, cioè proprio il mood è quello, però sono curioso di vedere come è sviluppata l'idea, soprattutto perché è un romanzo che è passato un po' più in sordina rispetto a dei cult come 1984, che vabbè era precedente, e Fahrenheit 451, però diciamo che viene presentato come un romanzo altrettanto importante, quindi sono curioso, e è il racconto di una Londra del futuro in cui l'arte è bandita sostanzialmente, quindi anziché la letteratura e i libri come avveniva Fahrenheit 451, proprio ogni espressione artistica viene bandita, e se alcuni artisti vogliono comunque produrre arte vengono puniti con la legge del taglione sostanzialmente. Voglio capire come viene sviluppata questa idea, soprattutto perché naturalmente è tutto un discorso, un pensiero attorno alla censura, all'espressione artistica, quindi è interessante, comunque sono curioso di leggerlo, poi anche molto breve, magari sarà un gioiellino, una scoperta, chi lo sa. L'ultimo libro invece è un libro di saggistica, però sono molto molto curioso di quello che può svelarmi, e quindi Guida alla letteratura erotica. Allora, questo è un saggio che si inserisce in una collana molto molto bella, quella degli almanacchi, pubblicata da Odoia, e sono monotematici. Io ad esempio ne ho altri che vedo qua perché sono esposti lì. Allora, uno è l'almanacco dell'Italia occulta, bellissimo, quello mi è piaciuto un botto, è molto interessante, è appunto una raccolta di elementi legati all'occulto, alla tradizione dark italiana, quindi è un mischione tra letteratura, cinema, fatti reali, giornalismo, perché c'è tantissimo giornalismo, legato però al dark side, all'occulto avvenuto in Italia. Poi c'è Almanacco dell'orrore popolare, che viaggia più sul folk horror, tradizione folk horror mondiale. Poi ho l'almanacco del cinema erotico e pornografico, e poi questo, letteratura erotica, che secondo me è molto bello perché racconta l'evoluzione della trasgritudine in letteratura dal Medioevo a oggi, quindi arriva veramente dai primissimi accenni, vabbè primissimi no perché se parte dal Medioevo non sono i primissimi accenni, però comunque dal sviluppo di una letteratura smaccatamente erotica per il consumo del piacere personale dal Medioevo a 50 sfumature di grigio, perché viene presentato così, quindi senza anche dimenticare ad esempio il fumetto, e senza dimenticare anche degli interessantissimi approfondimenti sulla tradizione del romanzo erotico francese. Ovviamente il Marchese de Sade anche c'è dentro, però quello che è interessante è anche, che mi ha convinto ad acquistarlo, è tutta una parte dedicata anche all'erotismo nelle avanguardie, che secondo me è interessantissimo, ed è proprio un periodo che a me piace molto. E poi c'è anche tutto un capitolo tutto su Mishima, quindi vabbè, è proprio roba mia, quindi non potevo lasciarmelo scappare, voglio leggerlo il prima possibile. Quindi niente, questo era l'ultimo libro da me scelto, fatemi sapere se come selezione vi interessa, comunque deve interessare a me. Questi sono i libri che io leggerò a gennaio, a meno che non ne saltino fuori delle sorprese. Fatemi sapere che cosa leggerete voi, fatemi sapere se qualcuno di questi libri li avete già letti, che ne pensate. Io intanto vi aspetto un prossimo video, vi mando un bacione, ma ciao ciao!